auguri a tutti gli interisti ma anche a tutti i tifosi delle altre squadre dai auguri a tutti eh, a chi ama il calcio a chi non ama il calcio a tutti dai auguri a tutti un buon 2023 a tutti e siccome ragazzi sono le ultime sono gli ultimi soldi e qualcuno sta per scimolare io senza offesa vorrei donare i miei 5 euro non li lancio perché sennò può sembrare un brutto gesto senza mancanza di rispetto, perché io, guarda, ti do gli ultimi 5 euro, te li metto qui. Perché poi vedremo se arriveranno i sauditi o se arriverà Bertarelli con la Superlega, con l'Asri, socio di minoranza. Vedremo chi arriverà prima tra i sauditi e Bertarelli, e vedremo soprattutto quanti tifosi dell'Inter. Poi dopo vorranno essere risarciti per tutte le puttanate a pagamento che si sono sentiti dire perché loro. Tifoso del in buona fede fa un abbonamento e poi si sente dire che parte la Superlega quando la Superlega non partirà mai. Arriva Bertarelli e soprattutto ragazzi, siccome Piazza non ha detto, innanzitutto, e fra 15 giorni sarà ufficiale. Piazza ha detto: eh, Siccome poi vedi, sono talmente ignoranti e, e, e senza argomenti che l'unica cosa che gli è rimasta è quella di provare, visto che sono riusciti a pagamento, a dirti arrivava Beltarelli, la Superlega, che Luca costava bene, che Zanger addoppiava, socio di minoranza, li finanziano il bond, capito? Visto che a pagamento sono riusciti a fare questo, ci riprovano dicendo che Piazza ha detto fra 15 giorni è ufficiale, non ha assolutamente detto così, oh ha detto che entro 15 giorni uscirà qualcosa a livello oh, mediatico. Non ha detto che fra 13-14 o giorni sono ufficiali, ma ci sono le prove. Lo so che per quelli monodotati è, è una cosa scontata, ma per chi ormai è a rantolo e alla frutta non gli rimane che provare come, ha, ha fatto, come hanno fatto a pagamento con, con i tifosi, con qualche tifoso dell'Inter, non gli rimane che inventarsi le parole. Quindi vedremo se arriverà prima Beltarelli o la Superlega che a qualcuno avevano assicurato che sicuramente sarebbe stato dato l'ok ok, il via libera infatti si è visto oppure se arriveranno i sauditi vedremo chi arriverà prima non ci sono problemi perché qui non spendete nulla e di là se pagate anche per sentirvi dire quelle cavolate quindi siccome sono gli ultimi soldi prima della disfatta infatti il crollo già c'è stato diciamo con lo share e con le visual io dono ancora i miei 5 euro Le abitudini sono sempre difficili da cambiare, ragazzi, ma le cose comunque si evolvono, no? Allora, te lo ripeto, perché questa cosa qui non deve passare inosservata, ma poi tra un po' capirete perché eh, il motivo del mio, diciamo, sottolineare questo argomento qua. Capirete lo scopo. Chi te lo deve dire che si stanno muovendo i sauditi, che, che l'Ite sarà saudita? Te lo deve dire uno che ti dice che Messi arriva all'Inter? Vuoi che te lo dica uno che ti dice che arriva che Bettarelli e Lasi sono interessati all'Inter quando non è assolutamente vero? Vuoi che te lo dica uno e ci sono quattro due diligence? Quando non ci sono. Ma noi lo dimostreremo che non c'erano che questa cosa non ci sono mai state, attenzione, eh? Ma lo dimostreremo con i fatti che que quello che vi hanno detto a pagamento a breve vi dimostreremo con i fatti perché ora stiamo lavorando su quello che non era vero nulla. E lo faremo dire anche da persone, poi lo vedrete chi lo dirà: che non, che non era vero nulla per Tarelli, o Walter, di diligenza. Voi vi, se... vi volete sentire eh, eh, parlare dei sauditi da uno e ti dice: 'Digital Beats è tutto a posto' a metà agosto? Quando in live con Alessandro G, tirammo fuori il problema che era a fine luglio, io gli, disse, io gli dissi: a 'Alessandro, c'è cioè la live, ma ti risulta che ci siano dei problemi con Digital Beats?' perché lo sapevo io. Che non sono a pagamento, chi è a pagamento ti diceva che è tutto a posto. Da chi volete sentire parlare dei sauditi, ragazzi? Da chi ti dice che Zang era doppia, che rifinanzia il bond, da chi ti dice fa ricapitalizzazione di per l'ingaggio. A Scigna, da chi ti dice un giorno Scigna rimane, un giorno va via. Da chi volevate sentirvi parlare di sauditi? Io, lascia perdere il giapponese, quello per la morte, lascia perdere però anche gli esonerati. allora Metti da parte sono i Daffi. Metti da parte sono i No, sono dei ragazzi su YouTube tifosi e l'Inter. Io capisco che qualcuno si chieda, ma questo mi fanno a saperlo non ne parlano i giornali, non ne parlano le televisioni. La cosa che io non capisco, e non gli sto facendo l'avvocato difensore perché Stefano Piazza non ha bisogno di un avvocato difensore, si difende benissimo da solo. La cosa che io non capisco, soprattutto negli eteriz, no? che comunque voi avete tutto il diritto di dire, io non ci credo ma la cosa che non capisco è che un giornalista con 40 anni di esperienza che tramite la sua materia la geopolitica ti dice che ha acquisito della documentazione sa che l'Inter sarà saudita a breve viene praticamente viene preso in giro da uno e ti dice il Digital Biz è tutto a posto e che arriva Bertarelli con la Superlega vi rendete conto da do dove siamo finiti? vi rendete conto dove siamo finiti qui? o da uno e ti diceva che Messi arriva all'inter. Cioè, ha, ha più valore se te lo dice uno che ha bisogno dei soldi di YouTube per fare la spesa e te ne spara 20.000, o se te lo dice uno che tramite la geopolitica e le sue conoscenze è venuto a sapere di questa cosa qua. È quello che io non capisco. È quello che non capisco. Per quello, visto che sono gli ultimi, io gli do ancora altri 5, siamo già a 30 euro. Perché sono gli ultimi. Bisogna andare a lavorare tra un po'. Svegliati. Tra un po' devi andare al lavoro. È finita la pacchia. Devi alzare il culo dalla sedia, Dammi retta. Ti conviene farlo subito. <ride> Lo vedremo. Se arriverà prima Bertarelli o prima i sauditi. Comunque, buon anno perché parte subito Bertarelli, Superlega, Lasli, socio di minoranza, zanghe di finanza del Bond, ma prima di rifinanziare il bond, ha fatto un raddoppio perché doveva ricapitalizzare per rinnovare a Schignard questo vi hanno detto questo, e hanno ancora la faccia di parlare mentre dovrei, dovrebbero tacere, il problema è che questa è gente che non ha nemmeno più di tanta dignità secondo me che si permettono, capito di, 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 di aprire la bocca su persone che gli fanno un culo sia a livello professionale ma dove volevi, dove volevi andare te Se sei come i te lo dico io dove volevi andare? Te sei finito ormai. Dove volevi andare? Dove volevi andare? Ma chi pensa, ma, ma, ma chi ti crede? Ma, ma, ma ve lo vedrai appena arriveranno i sauditi cosa succederà. Ti tireranno i pomodori, te lo dico io. Perché te lo sei meritato il pomodoro. Come lo preferisci, giallo o rosso il pomodoro? <ride> Quindi continuano ancora a pagamento. Tieni guarda, te la poggio qui. Guarda, continuano ancora a pagamento. A dirvi cose che non esistono, ma noi ve lo dimostreremo che, che vi hanno detto cose che non esistono. Perché noi abbiamo anche un progetto fare pulito della gente che usa l'inter per fare la spesa o per prendere per il culo i tifosi. E questo è anche uno dei nostri scopi. Nel nostro piccolo, poi, poi vi spiegheremo perché. Tanto vi spiegheremo perché. Noi siamo qui, vediamo se arriva prima Bertarelli con l'Asri oppure se, se Arrivano prima i sauditi e vedremo se questa Superlega dove dovevano, dove eh, venne fatto un mega scoop, dove la Superlega daranno sicuramente l'ok. Okay. L'ho visto. che se vuoi sapere cosa succede, se, se, se lui ti dice a. Ah, calcola che succede B perché è questo è questa la realtà dei fatti. Lukaku sta bene. Fermo sei mesi. Ti devi toccare anche i coglioni perché porta anche male questo qui, Mi capisci? Ci divertiremo ragazzi. Tornando sul calcio io spero che Schignar rinnovi ovviamente come tutti voi. Ripeto io qualora Schignar se ne andasse lo capirei perché è stato trattato come un pacco postale da una società comunque, da una proprietà che non aveva più nulla da dare, a mio avviso, da due anni. Ringrazia Zang, ringrazia Zang, puoi anche ringraziarlo Zang per quel poco che ha fatto all'inizio, molti, molti non si ricordano che Zang aveva già tirato i braccini indietro prima della pandemia, questo bisogna ricordarselo, no? Ringrazia Zang, ringrazia Zang, però poi alla fine mi ha fatto vincere uno scudetto me l'ha fatto perdere un altro già vinto perché non ha avuto la forza di comprare un giocatore quindi anche lì bisogna valutare bene i ringraziamenti perché per come la vedo io l'Inter è servito a lui e lui per un periodo è servito a noi quindi ormai eh, ha fatto, aveva fatto, parliamo al passato di Zanga aveva fatto il suo corso Skriniar è comunque Schignale è frutto di una cattiva gestione e di una proprietà che non aveva più un euro da investire. Quindi, per me, Stime Zang ha perseverato doveva vendere prima. però comunque, meglio tardi che mai. Lukaku si sta riprendendo. Speriamo che, comunque, torni anche per un 60-70. Il 40% non va bene di forma, ragazzi. Di Lukaku se un 60-70 per fare la differenza, ve lo dico io. Fidatevi, se torna al 60-70 di quello che era con Conte, allora va benissimo. Spacca tutto lui in Italia perché. Ci manca, ci manca comunque un centramanti che, 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 che ti faccia comunque che ti dia che, che, ci manca un centramanti che ti dà la profondità l'hai visto no? l'Inter quando verticalizza eh, è, è sempre molto più pericoloso quando fa quei passaggini eh, orizzontali l'Inter deve verticalizzare se ritrova Luca con 60-70% con il fraseggio e fa l'Inter a centrocampo e con la verticalizzazione l'Inter diventa molto pericolosa l'hai visto anche l'altro giorno Durante la l'amichevole, quindi eh, Brozovic, Brozo e Brozo comunque l'Inter, quest'anno a differenza dell'anno scorso, ha dimostrato di eh, comunque di far fronte alla mancanza di un grandissimo giocatore quale Brozovic. Anche lui ha giocato un mondiale, si vedeva che fisicamente non stava tanto bene in queste partite. Secondo me, i giocatori come Brozovic, anche se non sono al top della forma, parlo della partita contro il Napoli, ovviamente per come la vedo io, devono giocare, devono essere in campo, perché in queste partite qui, ragazzi, serve tanta, pro... serve tanta personalità. Quindi, l'Inter ha comunque un'altra occasione per ritornare su, bisogna vincere per forza contro il Napoli, il pareggio potrebbe servire a ben poco. Diciamo che eh, ci sono tutti... Ci sono tutte le componenti per far, per giocarsela contro i partenopei. A mio avviso è la squadra che ha dimostrato nel girone andata, anche se ancora non è finito, di meritare il primo posto. E soprattutto la squadra che gioca meglio a calcio. E il Napoli è la squadra che ha, pro, che ha più variabili tattiche, e soprattutto è la squadra che ha più variabili offensive. Perché lo vedi, da centrocampo in su, e lì si vede che l'allenatore gli dà questo input. Da centrocampo in su i giocatori sono liberi di fare quello gli pare. In fase difensiva si muovono come eh, in maniera militare, si muovono, sono perfetti anche in fase difensiva. Ora, non sto dicendo che il Napoli e il Barcellona e il Real Madrid del 2008-2009, però è una grande squadra che ha tanta qualità e, soprattutto, ha tanti giocatori in grado di saltare l'uomo, crearti superiorità numerica e di metterti in difficoltà, capito? ha giocatori ti spaccano le partite. Mentre noi, eh, noi siamo ancora con il ballerino, quindi io te lo ripeto, se te vuoi che io faccia una live o un video sul ballerino, se vuoi che io ti parli seriamente in maniera approfondita del ballerino, scrivimelo nei commenti e ti accontento. Ciao Inter!